Il Lecce batte il Cesena per 2-0, ritorna alla vittoria dopo due mesi e lo fa nel giorno più triste della sua lunga storia calcistica. Giornata triste perché Orlandi e compagni sono ritornati a giocare allo stadio di Via del Mare dopo la tragica scomparsa di Pezzella e Lorusso. E l'emozione e la commozione si sono fatte sentire prima, durante e dopo la gara. Bocca dal Corriere dello Sport, un'impressione volante su questa partita? Ma è stato un dei momenti commoventi al momento del gol. La partita, dico la verità, non mi è piaciuta molto, ma certo vedere dei ragazzi che corrono a baciare le gigantografie dei due deceduti è una cosa che tocca il cuore. Grazie. È stata una vittoria sofferta e voluta, soprattutto se si tiene conto che di fronte oggi il Lecce si è trovato un Cesena che non ha fatto per niente concessioni e che il tecnico Marchioro aveva schierato con il chiaro intento di ottenere un risultato positivo. La sconfitta maturata nell'ultimo quarto d'ora ha lasciato di stucco lo stesso allenatore cesenate che ai nostri microfoni a fine partita ha così commentato l'incontro. È vero, insomma, noi fino al trentesimo non abbiamo concesso al Lecce di calciare una volta in porta. E per noi è un bruttissimo periodo, veramente, io le sto tentando tutte e non so a che santo appellarmi. Fuori casa proprio, lei vede, se non riusciamo a portare via oggi un punto da questa partita c'è veramente da preoccuparsi. Per il Lecce invece è stata una vittoria salutare che consente alla squadra di riprendere quota in classifica e che fa soprattutto morale. I 13 giocatori mandati in campo da Fascetti sono da elogiare in blocco per lo spirito con cui si sono battuti e lo hanno fatto prima per onorare la memoria dei compagni scomparsi, poi per ripagare i tifosi per il continuo incitamento ed attaccamento alla squadra. Non è stata una partita esaltante per i motivi già detti e di più, sinceramente, non ci si poteva attendere. No, è una partita molto difficile, cioè la peggiore delle due, perché dopo, non so, la prima partita, dopo la disgrazia che è successo, ero sicuro che la squadra avrebbe reagito. Oggi avevo i miei dubbi. E infatti qualcuno ha reagito bene, qualcuno meno bene, però nel complesso direi che è stata una vittoria della volontà e una vittoria voluta anche un po' dal pubblico, perché per 90 minuti ha insistito a incoraggiarsi e insomma non ci ha messo lasciati soli, ecco. Un pubblico così meriterebbe anche insomma qualcosa in più, ecco. Dopo il lungo ed interminabile applauso dei 10.000 presenti e dopo che le due mastodontiche fotografie degli scomparsi attaccate a dei palloncini sono state lanciate in aria, le due squadre hanno dato inizio alle ostilità. Il Lecce subito ha cercato di dirigere il gioco, il Cesena glielo ha impedito e quindi la partita sia nel primo tempo che per buona parte del secondo non ha offerto emozioni. E di pochi appunti di cronaca si riferiscono a qualche ammonizione o a qualche calcio d'angolo. Poi, dopo il trentesimo del secondo tempo, l'acuto del Lecce. Calcio di punizione battuto da Orlandi per Bagnato, traversa piena, Miceli ben appostato di testa spediva in rete e lo stadio diventava una polveriera. L'incubo di un altro mezzo passo falso casalingo era scomparso. Il Lecce che si avvaleva nel finale dell'apporto di Luperto e di Cipriani, mandati in campo nel corso del secondo tempo al posto di Paciocco e di Alberto Di Chiara, dopo il gol del vantaggio continuava a premere e da 4 minuti dalla fine, proprio strano, questo 41esimo raddoppiava. L'azione l'iniziava Orlandi, la proseguiva Luperto per Rizzo che evitava il portiere e metteva in rete. Il Cesena cercava di rimediare, per poco non subiva la terza rete ad opera di Luperto, riusciva in extremis a salvare May. E poi, mentre la partita si avviava a tagliare il traguardo del 90esimo, sugli spalti si accendeva una fioccolata che se da un lato rattristava di più l'ambiente, dall'altro era un segno di sincera gratitudine e riconoscenza verso gli amici Lorusso e Pezzella, che dopo aver dato tanto al Lecce e per un tragico gioco del destino da 10 giorni non fanno più parte della famiglia giallorossa.